almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Come è nata questa iniziativa? Allora, l'iniziativa è nata l'anno scorso da un gruppo di amici che hanno deciso di organizzare un evento per far vivere il Gran Sasso a tutti gli appassionati del ciclismo. Quest'anno, dopo il buon successo dello scorso anno, abbiamo deciso di arricchire la manifestazione con delle iniziative collaterali. La visita all'osservatorio, la possibilità di fare delle escursioni nel comprensorio del Gran Sasso, in particolare nella piana di Campo Pericoli, e con eventi nella piazza di Fontecerreto, come un pasta party organizzato grazie agli alpini di Camarda, e con iniziative come il bike park e musica dal vivo e da discoteca che animeranno l'intera giornata. Stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, missed a taste of moonshine, teardrops in my eyes, country road. Nella tua maglietta c'è la scritta Alta Badia Dolomiti, perché? Diciamo che l'Alta Badia ci ha un po' ispirato in questa iniziativa, nel senso che loro sono anni che organizzano il Sella Ronda Bike Day e sinceramente, avendo frequentato quella zona varie volte, posso dire che noi non abbiamo niente da invidiare alle Dolomiti, quindi perché non riproporre un'iniziativa del genere che porta migliaia di appassionati ogni anno in quella zona da noi, dove il territorio ci dà quella possibilità di vivere in un modo strepitoso la natura e l'ambiente. Allora, io partecipo perché sono donna e voglio dimostrare che ce la posso fare agli uomini che pensano che non ce la farò mai. Sono 2 mesi che vado in bici, quindi quale occasione migliore per inaugurare una salita fatta bene come quella di Campo Imperatore? Speriamo di farcela, più che altro, mi sto allenando apposta. E la cosa bella di questa giornata è che si può utilizzare qualsiasi mezzo non a motore, quindi si può salire con gli skiroll, con i pattini, con le mountain bike. Ci sono splendidi percorsi fuori strada e speriamo che il tempo regga e che la giornata sia tra le migliori. Le ragioni che spingono gli atleti e gli appassionati delle due ruote, sia da strada che da mountain bike, a partecipare a questo bellissimo evento che, ricordiamo, si terrà il 27 luglio prossimo. Perché ci stanno le femmine? Per respirare il Gran Sasso. Perché è oggettivamente bellissimo. Perché vogliamo portare la bici e il Gran Sasso dentro la casa della gente. Per stare con gli amici. Per scoprire bellissimi posti in bicicletta. Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, con unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore. Ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce.